Ciao a tutti! La scorsa settimana abbiamo visto tutti gli artigiani e i creativi che saranno presenti nell'area Cucito su di te ad Abilmente Torino. Questa settimana invece vi presento tutti i creativi e artigiani che saranno presenti invece ad Abilmente Vicenza, perché infatti dal 12 al 15 di ottobre torna Abilmente Vicenza e ci sarà anche l'area Cucito su di te. Per chi si fosse perso il video precedente, l'area Cucito su di te è uno spazio dedicato alla moda fai da te, organizzato da Abilmente in collaborazione con Gaia Segattini. Quest'area è una vera chicca per gli appassionati di cucito, ma non solo, perché vi permette di incontrare dal vivo artigiani e creativi, toccare le loro creazioni, se volete fare appunto un acquisto, ma soprattutto di mettere in pratica o imparare qualcosa di nuovo proprio partecipando ai workshop che tengono queste persone in fiera. È una bellissima opportunità se non sapete da dove iniziare, ma vorreste imparare a cucire o a ricamare. Infatti, una delle novità per questa edizione sarà la possibilità di seguire dei corsi di ricamo moderno direttamente in area per capire le applicazioni proprio del ricamo moderno sui capi di abbigliamento. Un ringraziamento speciale a Prim Gutermann e Merceria Mia, sponsor dell'area Cucito su di te. Vediamo ora chi sarà presente all'interno dell'area Cucito su di te ad Abilmente Vicenza. Calico è la bottega sartoriale di Beatrice e lei crea principalmente abiti su misura, dall'intimo costumi da bagno, ma anche tute più comode oppure abiti da sera e anche modelli per bambini o uomo. All'interno della sua bottega Beatrice tiene anche dei corsi di cucito e direttamente in fiera vi insegnerà a cucire una tuta. Serenella è insegnante di cucito e ricucito. Cuci il tuo stile è il suo brand, insegna a cucire, riparare, modificare i capi in base al vostro stile e in fiera potrete partecipare ai suoi corsi di riparazioni sartoriali. Ad Abilmente Vicenza troverete anche Elisa Pizziol. Elisa cuce da diversi anni e ha anche partecipato al programma TV TaylorMade Chi ha la stoffa. Nel suo laboratorio Vita Sartoriale insegna proprio a confezionare abiti. In fiera vi spiegherà quali sono i capi che vi valorizzano di più in base alla vostra personalità, fisicità, ma anche all'armocromia. La filastorie è la dimensione parallela di Michela, dove può rallentare e dare sfogo alla sua creatività. Ogni suo ricamo infatti è a sorpresa perché non sa mai come andrà a finire. Iscrivetevi al suo corso in fiera se volete imparare a cucire una patch in lino che poi potete applicare ad una borsa, un cuscino, ma anche ad un capo d'abbigliamento. Seguite il filo rosso e arriverete da Valentina a Embroidered. Quando la penna non le bastava più è arrivato il ricamo, punti lenti pensati per imprimere ricordi disordinati, e ha scelto il filo rosso come il sangue e come la vita. Passate assolutamente a trovarla per vedere dal vivo tutte le sue creazioni. Si è avvistata una testa color lavanda all'interno dell'area Cucito su di te, è sicuramente Francesca con il suo Lavanda Lab, pronta a gonnizzare il mondo. Passate a trovarla al suo stand per vedere dal vivo tutte le sue gonne, che sono tutti pezzi unici che lasciano veramente il segno. Makilu è il brand di Marcella che personalizza capi di abbigliamento con ricami a macchina creati da lei. Prenotate uno dei suoi corsi se volete creare una spilla o un patch con la tecnica del punch needle a mano, oppure anche personalizzare una t-shirt con un effetto punch needle però a macchina. Sara è architetto e inventrice di Mimmi Colletti. Dalla sua passione per il design, l'architettura e la moda nascono questi colletti che rappresentano nelle forme e nei colori le opere d'arte che tutti conosciamo. Potrete conoscere il suo mondo partecipando anche al suo workshop in fiera, infatti insieme a Sara potrete personalizzare un cuscino lasciandovi guidare dalla creatività i colori e le stoffe. Ninidle è il progetto di Nene. Da sempre appassionato di arte tessile e dopo aver sperimentato con sartoria, maglia, uncinetto, adesso nel ricamo ha trovato la tecnica che gli permette di rilassarsi e di staccare proprio dal quotidiano. I temi centrali dei lavori di Nene sono l'ambiente, il riciclo, ma soprattutto l'orgoglio di essere se stessi e la libertà. Iscrivetevi a un suo corso in fiera se volete imparare le basi del ricamo moderno o realizzare una spilla. Patrice Laurent è il brand di Laura. Realizza pezzi unici su misure personalizzati in tutto, dal modello alla stoffa a tutte le rifiniture. Ad Abilmente Vicenza vi insegnerà a cucire una giacca kimono, un pantalone palazzo, una blusa a maniche corte e una gonna ricciata. Vittoria con Riginsiamo ha dato vita ad un progetto audace e sostenibile, utilizzando jeans usati e trasformandoli in opere d'arte uniche. Nella sua sartoria Madame Flo, infatti, vengono presi questi capi in jeans e gli viene data una nuova vita, creando dei pezzi unici sullo stile di chi li indossa. Potete iscrivervi al suo corso in fiera se volete imparare a realizzare un bellissimo fiore utilizzando dei vecchi jeans. Sperimentate
progettazione e innovazione sono alla base del brand di Simone, Riot. Una lotta all'inclusività che passa attraverso la maglia, il cucito, il ricamo e l'arte tessile. In fiera Simone terrà un corso di ricamo creativo, di ricamo giapponese su tote bag, anche un workshop di rammendo esperienziale e infine un corso di uncinetto 3D per creare un portacaramelle. Alessandra è fondatrice di Robe d'Alez, il suo brand di abbigliamento sartoriale dove ogni capo è progettato nei minimi dettagli. In fiera vi insegnerà a cucire una giacca kimono zero waste, quindi senza scarto di tessuto, e un davantino camicia double fuss. Studio Komodo è il brand di abbigliamento di Valeria, dai volumi oversize, genderless e ispirato alle linee orientali. In fiera potrete vedere il suo campionario, sfogliare il catalogo dei tessuti disponibili e ordinare il vostro personale capo. Inoltre Valeria vi insegnerà a cucire un colletto, una cintura hobby e una fascia per capelli. Cristina è l'ideatrice di V Camice, recupera camicie di campionario o anche vintage e le personalizza con dei ricami a mano. I soggetti dei suoi ricami vengono dal passato, risalgono soprattutto al periodo medievale e rinascimentale. Se volete scoprire da vicino l'arte di Cristina, potete anche partecipare ai suoi workshop in fiera per ricamare un portachiavi o un canovaccio vintage. Giovedì 12 e venerdì 13 di ottobre all'interno dell'area Cucito su di te ad Abilmente Vicenza ci saranno anche Elena e Francesca di Republic Fabrique. Vi travolgeranno con il loro entusiasmo e condivideranno con voi tutto ciò che sanno del cucito. Tra l'altro potete iscrivervi al loro corso per cucire assieme a loro la mantella toujours. Infine, sabato 14 e domenica 15 sarà il turno di Michele e Gloria di Filotrama. Il loro è un laboratorio di capi artigianali dalla mano sartoriale e dal gusto maschile, volumi liberi, confortevoli ma soprattutto senza tempo. In fiera potrete seguire il loro corso di taglio e confezione di un gilet. Vi ricordo che sul sito di Abilmente trovate il catalogo completo di tutti i corsi in fiera, vi lascerò anche giù in descrizione il link diretto che così potete andare a vedere tutti i corsi. Il mio consiglio è sempre quello di prenotare perché i posti sono limitati e come vi dicevo anche nello scorso video, solitamente vanno via abbastanza in fretta, quindi link in descrizione e andate a controllare. Altra informazione importante, acquistando il biglietto d'ingresso in fiera direttamente online sul sito di Abilmente, lo pagherete con un prezzo speciale e sempre in descrizione vi lascio il codice sconto per avere uno sconto aggiuntivo sul biglietto d'ingresso. Comunque tutte le informazioni sulla fiera le trovate sempre sul sito di Abilmente che è www.abilmente.org. Ad Abilmente Vicenza ci sarò anch'io, sarò presente dal 12 al 15 di ottobre, quindi tutti i giorni della fiera mi troverete con lo stand della mia merceria un punto alla volta, direttamente vicino all'area Cucito su di te, per cui non potete sbagliarvi. Io vi mando un bacione, ci vediamo in fiera. Ciao!